Maledetto Luna Park, Loredana Bertè alle 15.32 in Proteina Z. Ragazzi, io sono felicissima perché il giovane fuori classe della trap italiana è tornato a trovarci. Benvenuto Capo Plaza. Yeah, 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 bella a tutti, bella Radio Z, eccomi di nuovo. Allora, bravissimo, lui ha già capito il meccanismo. 266 del digitale terrestre, 766 di Sky, perché lo vedete e lo seguite anche in radiovisione. Yes. Allora Luca, innanzitutto è un bellissimo momento per te. Abbiamo avuto la possibilità anche di scambiare qualche chiacchiera, certo, così fuori onda. E già, voglio dire, mi stai simpatico, mi sei sempre stato simpatico. Poi sei dell'Ariete, io ho un certo debole per quelli dell'Ariete. Grande. Quindi stimo tanto questo segno. È stato un anno straordinario il 2018, un anno di successo. Possiamo dire però che il 2019 arriva come la tua consacrazione, perché dieci giorni fa che cosa è successo? Dieci giorni fa il disco è diventato doppio platino, così, quindi no? In meno di un anno, in 9 mesi, abbiamo fatto questo doppio platino inaspettato. Fantastico. Abbiamo annunciato un tour europeo, che è la cosa a cui ci tenevo di più perché ci sto lavorando tanto, ma soprattutto questo doppio platino è stato inaspettato. Abbiamo festeggiato per 2-3 giorni, quindi grazie a tutti i miei fan che hanno permesso questo doppio platino. Arriveremo presto con la nuova musica, però seguitemi prima per l'Europa. Allora, ti seguiremo per l'Europa. A proposito di questo bel tour europeo che partirà il 5 marzo proprio da Berlino, yes, mi chiedevo questa mattina, come mai questa scelta, cioè voglio dire, è forte, è decisa a partire subito con l'Europa? Tu, come se l'Italia in questo momento, voglio dire, ti senti soddisfatto? Ci sarà solo una data, quella di Milano del 26. Esatto. Perché questo salto così coraggioso anche, no? Guarda, abbiamo fatto 2-3 anni tra DJ set e date in Italia, tra cui ho superato secondo me le 120 date solamente in 2-3 anni. E visto che anche sui miei social, da richieste Instagram, Direct, Facebook, vedevo che tanta gente da fuori Italia, come Europa, ecco, Polonia, vedi, Germania, Spagna, mi chiedeva, vieni, come here. E ho detto, raga, ma perché non proviamo a fare un tour europeo? Visto che ormai l'Italia l'abbiamo quasi girata tutta, buttiamoci. Siamo usciti con un disco che sta andando molto bene. Il mio promoter, che saluto, che si chiama Pietro, sì, adesso ne parleremo, ha organizzato questo tour. Ci siamo messi sul mercato europeo subito, dei locali ci hanno contattato, no? Certo. E abbiamo dato vita a questo tour. L'abbiamo annunciato un paio di settimane fa. Le date stanno andando benissimo. Abbiamo scelto di chiuderla a Milano per ritornare a casa nostra, certo, no? L'Italia, a casa mia. E sarà uno show completamente diverso da quello che porterò a Berlino, a Nova Gorica. Sarà, diciamo, un viaggio nella mia testa. Senti. Sarà da 0 a 20 proprio il nome del tour. Quindi ci stiamo lavorando molto. Venite al tour, soprattutto a Milano se siete italiani, e per tutti quelli fuori vi aspetto in Europa. Senti, vabbè, se non c'è da fare per le prossime 2 ore io ti tengo in diretta con me. Un'oretta ce la facciamo insieme. Ma pure così due, se vuoi, va veramente una, come si dice, una proprietà di linguaggio straordinaria. Senti Luca, allora parleremo di questo gran bel tour e parleremo anche della data di Milano, però ricordiamo che a novembre tu hai, insomma, voglio dire, offerto ai fan anche una bella versione deluxe di Venti, da cui traiamo questo pezzo, giusto? Correggimi se sbaglio. New Jeans. Allora alle 15.35, 266 del digitale terrestre, 766 di Sky, ragazzi, me lo stringo, ce l'ho qui accanto a me, Capo Plaza, New Jeans. 15.38 su Radio Z, 266 il digitale terrestre, 766 di Sky, ce l'ho qui accanto a me, Capo Plaza, abbiamo riascoltato New Jeans. Allora Luca, fuori onda si parlava anche, insomma, così di alcune dichiarazioni importanti che tu hai fatto, perché insomma hai fatto un sacco di interviste in giro, sei veramente il ragazzo, perché dirti uomo, sei un giovane adulto, è presto ragazzi, 20 anni, ci però stiamo lavorando. Anche se insomma la voglio dire, la testa è già quella di una persona molto consapevole. E due parole importanti nella tua vita sono state rivalsa e orgoglio popolare. Yes. Allora, rivalsa soprattutto perché da dove vengo io, che è Salerno, che è il sud, lo sanno tutti, per me bisogna vincere due volte. Vinci al sud, vieni qua e vinci anche al nord. È una realtà molto, molto difficile, quindi dico grazie a tutti quelli che mi hanno supportato nella mia città, a tutti i miei amici, a tutta la mia famiglia, perché senza di loro non era possibile. E poi orgoglio popolare perché ne vengo dai palazzi, no? Come tutti i ragazzi, ero su una panchina con i miei amici a fantasticare sul mio futuro magari. E ora siamo qua, ho fatto 1800 interviste e è un sogno che si avvera, no? Quindi questo significa orgoglio popolare e rivalsa. Ne vengo da un determinato contesto
che non è gang, non è criminale, ma ne vengo da un quartiere che penso il classico quartiere italiano, penso tutti certo. sappiamo com'è fatto, sì, no? C'è il lato bello e il lato brutto. E quindi. Lo conosciamo, guarda, ti posso dire per esperienza personale, lo conosco molto bene e questa cosa ti fa molto onore, perché grazie. Comunque sei seguito dai giovanissimi, ma non più solo dai giovanissimi, dicevamo prima, anche ragazzi di 24, 25, sì. 26, 27 anni. Perché Capo Plaza piace così tanto? Forse secondo perché te? È vero. Quello che dico è vero, il disco ha fatto doppio platino perché è un disco vero, sono io, sono un ragazzo di 20 anni che ti racconta la propria vita, come te la vuole raccontare, senza pensarci troppo. Siamo noi ragazzi raccontati in un disco, secondo me forse per questo piace e per questo forse piace anche le persone più grandi, perché vede questa generazione muoversi, no? Non vede solo ragazzi fermi su una panchina a fumare, ma vede anche un ragazzo che fa cose a 20 anni. Assolutamente. Quindi mi fa piacere che le persone in questo disco vedono la mia generazione, no? Perché siamo anche così, determinati, da 0 a 20 come il tour, siamo questo. Allora, Capo Plaza non è soltanto Luca, ma Capo Plaza è un progetto, e di questo mi piacerebbe proprio parlare. Certo. Allora, grandi collaborazioni, visto che insomma sono passati tutti qui, sono state quelle chiacchierate piacevoli che io ho intrattenuto con loro, parlo sia di Gali che di Sfera Ebbasta, perché sta arrivando un triplo platino, giusto? Yes. Me lo confermi? Primo triplo platino. Primo triplo platino. Con i miei due fratelli, Dref e Sfera, questo è Tesla. Gang! Gang Tesla su Radio Z, c'è Capo Plaza, godetevela tutta. Sto con la mia tipa su una Tesla, invece io sto con Capo Plaza su Radio Z 266 del digitale. Capo Plaza nello studio. Nello studio. E 766 di Sky. Allora, dicevamo prima con Luca, Capo Plaza non è solo Luca, è un progetto e c'è un bel pum, un bel pull dietro. Sì. Chi sono questi personaggi straordinari? Io so che insomma siete molto forti, sì, uniti. Sì, c'è un bel team, c'è Enzo Prada che è il mio personal manager. È diciamo la mia spalla, il più la mia ombra, si la può dire. Ombra, vedi? C'è la mia ragazza, c'è Ruth che saluto, c'è tutta Warner che mi dà una mano, c'è Gali. Siamo un bel team affiatato che lavoriamo, stiamo facendo bellissime cose, stiamo raggiungendo bellissimi risultati, penso che parlano i fatti, non devo parlare. Parlano i fatti, io. Soprattutto parlano i numeri. Allora, oggi è il 25 febbraio del 2019. Yes. Torniamo a domani, al 26 febbraio del 2013. Guarda, sono emozionata io per te, yes. perché ebbi, ti dicevo prima, il privilegio proprio di ascoltare questa cosa su YouTube. Che cosa succedeva domani nel 2013? Succedeva che mi sa cacciavo il mio primo pezzo su YouTube. Mi sa proprio di sì. Si chiama Sto Giù, avevo 12-13 anni. Ricordo che lo registrai in uno studio nel mio quartiere, che era a fianco a dove ero là a fumare, certo. a giocare. E ricordo che c'erano queste scale a chiocciola, c'era un mio amico che aveva rotta la gamba, io dovetti prendere in braccio il mio amico per fargli ascoltare sto pezzo. Prendemmo il pezzo, uscimmo dallo studio e dallo studio a casa mia, che erano 20 minuti, a piedi urlavamo, dicendo no, tu sei, siamo il futuro, siamo i più forti. Era il primo che pezzo bello. A 13 anni. Ed eravamo casatissimi urlando per la nostra città. Cacciamo il pezzo, io credevo che tutta la mia città poteva ridermi dietro, infatti non fu così. Ah. Infatti sono rimasto sorpreso, ancora sono sorpreso che nessuno mi disse oh sei un coglione, sai, no. Invece uscì da scuola tutti quanti, oh hai fatto quel pezzo bellissimo, no, tu sei il futuro a Salerno, cosa. Quindi uscì quel pezzo e è stato l'inizio di Capo Plaza, diciamo, nel l'inizio 2013. Di tutto, pensa, sì. E domani infatti mi hai fatto ricordare una bellissima cosa. Allora domani magari fai un brindisi, yes. A questo... come tutte le sere. Come tutte le sere. Però no, oggi voglio dire sei perfetto. Ne facciamo due dopo. Ne facciamo due. Senti Luca, poi un'altra cosa che mi ha colpito, no? Voglio dire, nel mondo della trap ci sono dei simboli, simboli sì. che passano anche attraverso degli oggetti. Però tu in questo sei abbastanza, voglio dire, deciso nel non sostenere l'ostentazione, riservato. Che è una cosa che voglio. Sei sì. abbastanza riservato. Se non è che non piace ostentarmi, sarei ridicolo a dire non mi piacciono le scarpe. Assolutamente, non c'è nulla di male. Non ho collane perché ce le ho. Non piace far vedere ai miei fan che magari vado da Gucci o vado da Louis Vuitton, okay. o vado dal mio gioielliere e spendo 2000 euro perché so che può stare sui coglioni questa cosa. È una cosa che piace fare a me, andare da una parte e spendere. Non ho il bisogno di mostrarlo a tutto il mondo. E vado da un negozio e spendo 4000 certo. euro. Non mi piace farlo. Però mi piace vestirmi in una determinata maniera, avere delle collane, per me sono trofei, capisci? Trofei. Non sono modi per ostentarmi, no? Sono i miei trofei, le mie collane, i miei bracciali. E le questo mie che pezzo è invece? Questo è Non cambierò mai. E non cambierò mai, si può dire forte. Yeah! Capo Plaza su Radio Z.
Non cambierò mai, per fortuna, a questo punto, diciamo. Per fortuna sì, per le fortuna esperienze sì. ti cambiano. Le esperienze. Alle 15.50, 266 del Digitale Terrestre, 766 di Sky, c'è Capo Plaza su Radio Z. Allora, è stata la notte degli Oscar. E Lady Gaga questa notte, tra le lacrime, ha ricevuto la statuetta per miglior pezzo con Cello. E nel suo discorso, in lacrime, sicuramente non l'avrei seguito, lei dice una cosa molto importante che mi piacerebbe condividere con te. Il segreto del successo è la disciplina e soprattutto avere la capacità di ripartire dopo i no e dopo gli insuccessi. Sì, questa è la cosa fondamentale. Penso che questa sia la forza di ogni artista. Quando ti arriva un no, oppure vedi che non riesci a fare qualcosa, non riesci negli anni, sai, quando fai io dico, per fare un Colossal, no, che è un film bello, non può uscire l'anno dopo la parte 2 del Colossal, ci vogliono 2-3 anni. Quindi in quel tempo, oppure quando vai in studio e non riesci a scrivere, quella è la cosa che ti fa andare avanti, no? La disciplina, come appunto ha detto lei, è la forza di andare sempre avanti, dire se non ce l'ha fatta stavolta, la prossima volta mi metto in studio e lo faccio, non ci riesco. Senti, tu sei un ariete, Sì, questa... una testa molto molto dura, proprio molto grazie dura. Grazie a Dio. A Dio, sì, in questo ambiente sì, perché sono tutti serpenti, quindi... Devi essere in testa dura, devi prenderli con le corna per forza. Allora, una, diciamo così, un minimo comune denominatore che c'è poi nella scena e soprattutto nella storia di almeno di alcuni dei protagonisti della trap italiana, sono sempre queste figure meravigliose delle mamme, di queste madri che assolvono anche a più di un compito, e sappiamo bene, e di cui vi fidate ciecamente. Ma penso chiunque si fiderebbe ciecamente. E affidate proprio il vostro discorso anche lavorativo? Sì, io anche lavorativamente lavoro con mia madre. Cioè, da quando ho avuto successo e poi ci sono determinate cose in cui devi iniziare a gestire. Purtroppo io faccio musica, non le so gestire. E invece di mettere la gente sconosciuta di cui non mi fido, ho deciso di metterle in mano a mia madre, quindi... Senti, quanto l'hai fatta tribolare, mamma Alfonsina? Diciamo, dagli 11 ai 17-18 c'è stato un bel casino, però... Mamma, scusami, penso sto ripagando tutto, grazie. Carino. Senti, prima sentivo anche, insomma, di una fidanzata, di un amore, quindi tu sei passionale in amore. Sì, abbastanza. Guarda che bel cuore che c'hai lì. E qua intero, qua spezzato. Ah, addirittura. Allora, da 0 a 20 partirà il 5 di marzo, ricordo le date, Berlino, il 9 marzo Nova Gorica in Slovenia, il 16 a Zurigo, il 19 a Parigi, il 20 a Barcellona, 22 ad Amsterdam, il 23 a Francoforte, il 26 finalmente potremo riabbracciarti a Milano, e lo ricordiamo, insomma, sarà la data dell'Alcatraz. Tra pochissimo torneremo chiaramente a parlare con Capo Plaza di questo gran bel tour. Dai, annunciatela tu questa, visto che sei bravo, Se non la conoscete, questa è Giovane Fuori Classe. Capo Plaza, gang gang. Io dico così, ragazzi, Giovane Fuori Classe, Capo Plaza per la Sto Records, giusto? Allora, salutiamo Gali, che insomma è un ragazzo straordinario. A proposito, 266 del Digitale Terrestre, 766 di Sky qui su Radio Z. Allora, già vi dico che sta studiando inglese, perché questo tour europeo ti aspetta, per forza. Luca, come fai? Sì, per forza, ci stiamo lavorando. Infatti domani iniziano le prove, abbiamo questi discorsi in inglese che stiamo studiando, stiamo sviluppando. Piano piano iniziamo a imparare l'inglese, servirà per un futuro, dai. Senti, dove non arriverà la lingua, diciamo, arriverà la musica, giusto. Che non divide ma unisce. No, divide. E a proposito... Divide no, mai. Mai. A proposito di unioni e di collaborazioni, prima, insomma, voglio dire, Gali, Sfera Ebbasta, poi ci sono state anche delle belle contaminazioni internazionali. Sì, molto anche di François nel tuo disco. Che saluto mio fratello Nino dalla Francia, da Parigi. Che carino, da Parigi. E dicevamo, sono stati qui proprio 3 settimane fa a presentare il loro Trap Lovers Tour, la Dark Polo Gang, e hanno parlato benissimo di te e di Gunshit. Com'è nato il feat? Guarda, è nato il loro produttore Sick Luke aveva fatto sto beat con il mio produttore, che è Ava, che saluto, e ho detto: raga, ma perché non facciamo questa connection? Non ci siamo mai acchiappati in uno studio. Cioè, io l'avevo acchiappati, ma avevo 14 anni quando li avevo acchiappati. Acchiappati, Ero in uno studio a Roma, neologismo giovane, diciamo. E niente, ci siamo visti in studio, abbiamo iniziato a lavorare, Tony ha iniziato a fare il ritornello, io ho fatto la strofa, Pyrex e Wayne hanno scritto la loro strofa, abbiamo cacciato questo pezzo che subito ci ha gasato, ci siamo conosciuti meglio anche noi, visto che non ci vedevamo da molto,
e siamo andati subito in sintonia. Sono dei ragazzi davvero bravi, li voglio un sacco di bene, sarò sempre a disposizione per loro perché sono davvero ragazzi umili, anche se non sembra, però sono davvero ragazzi umili con i piedi a terra e con un cervello grandissimo. Bella per la Dark, gli auguro il meglio per altri 1800 anni, davvero. Cioè questa, io sono emozionata perché questa è veramente una dichiarazione d'amore. No, sono dei ragazzi, soprattutto di grande considerazione. Sì, perché vengono screditati perché mettono collane o abbi, invece sono dei ragazzi davvero splendidi, anche a differenza di altri artisti che non lo mostrano ma fanno cagare al cazzo. Va bene. Però grande la Dark, Gangshit, ascoltatelo fuori su Spotify, tutte le piattaforme. Allora, noi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, inseguitelo in Europa, lo ricordo, da 0 a 20 European Tour con Capo Plaza, e a questo punto noi ti aspettiamo a Milano. Cercheremo di vederci a Milano, vi ricordo la data milanese, il 26 di marzo all'Alcatraz. Allora Luca, è stato un piacere enorme, grazie di essere stato qui, grazie a presto, in bocca al lupo. Gang gang. Grazie a Capo Plaza.